Sentirsi parte di una comunità rassicura. Fare squadra dà un senso a quello che fai. Calcio, pallavolo possono diventare l'inizio di una nuova vita. Noi siamo nati da 2 anni, siamo lanciati nel progetto di gestione di questo lido sequestrato alla mafia e quindi stiamo ancora cercando insomma, di far funzionare la cooperativa tutto l'anno e non solo i 4 mesi estivi. Cerchiamo di collaborare, siamo tutti parte della WISP. Siamo cooperativa ma siamo anche parte della WISP. Cerchiamo in tutti i modi di far sì che la cooperativa possa insieme alla WISP portare in giro per il nostro territorio questo concetto di sport, integrazione e rispetto della cultura locale e non. Cooperativa coinvolta in alcuni progetti con cui abbiamo anche attivato delle attività interessanti, quale il torneo antirazzista e i mondiali antirazzisti di calcio, ma anche attività legate a un nuovo progetto che si chiama Sport Antenne. Abbiamo il Sicomoro, che è una cooperativa della città ma opera nel territorio lucano, abbiamo anche la cooperativa Polis, abbiamo delle collaborazioni con la casa di accoglienza della Palomba e di San Rocco, quindi le comunità sono varie, variegate e ovviamente il nostro tema principale è promuovere i valori della solidarietà, della legalità e dello sport, favorendo appunto queste dinamiche inclusive. Le attività sportive che pratichiamo sono calcio, basket, pallavolo e adesso stiamo anche proponendo quelle attività che sono anche molto più legate a fenomeni e tendenze giovanili, quindi quelle che sono il parkour, lo skate, queste attività che possono essere fatte utilizzando dei luoghi urbani, quindi immaginiamo i parchi piuttosto che le strade, favorendo appunto queste dinamiche di integrazione. Noi facciamo anche altre attività, la più importante è il Vivi Città. Il Vivi Città è un modo per portare l'attività fisica, la corsa è divisa in 4 e 12 chilometri in base a agonisti, diciamo così, e dilettanti, dove appunto attraverso lo sport si punta a coinvolgere più persone possibile all'interno del territorio e con queste sia diciamo del posto ma anche di altre nazioni. Le attività coinvolgono i ragazzi che sono ospiti delle comunità, quindi sostanzialmente il numero varia a seconda di quella che è la comunità con cui ci approcciamo, i comuni con cui, perché ovviamente l'attività la facciamo sia a Matera e a Scanzano d'Estate, ma il coinvolgimento territoriale è anche fatto con altri comuni. Abbiamo coinvolto comuni quali Salandra, San Chirico Raparo, Grottole. Quindi la comunità è abbastanza anche vasta, quindi si sono approcciati a questa attività intorno ai 100-120 ragazzi hanno girato questo tipo di attività tra residenti e tra ragazzi ospitati, quindi un'attività che coinvolge un buon numero di persone con le quali ragioniamo in maniera anche abbastanza continuativa per quanto ci è possibile. Siamo parecchi volontari, abbiamo dei volontari diciamo dietro le quinte che solitamente ci forniscono indumenti, ci forniscono cibo, ci aiutano anche economicamente e che sono volontari comuni, sono persone comuni che possono avere dei panifici, dei caseifici, quindi che ci aiutano con i loro prodotti locali. E poi ci siamo noi che cuciniamo, insegniamo italiano, li aiutiamo ad andare in giro per cercare lavoro, quindi fondamentalmente siamo, diciamo, in vista siamo una ventina.
Una ventina di volontari. Dietro le quinte c'è una comunità grandissima. La comunità di Matera è fortemente interessata, è ovvio, in questo momento la città sta vivendo anche un particolare periodo anche di attenzione ad alcune tematiche. Per noi la cultura diventa anche il motivo per innescare dei meccanismi anche da questo punto di vista, che portino a ragionare su quella che può essere la vera capacità di raccontare il territorio attraverso dei momenti educativi come questo. E la cooperativa è seguita, durante l'estate abbiamo un grosso numero di presenze, durante la stagione invece in cui siamo a Matera le iniziative che proponiamo sono sempre vissute con grande partecipazione. Matera risponde bene, diciamo, ci sono molte comunità a Matera di immigrati. È anche vero però che si creano situazioni un po' sgradevoli, come le realtà di ragazzi che insomma si mettono fuori i bar o fuori i supermercati a chiedere l'elemosina, e noi non vorremmo per niente questo, perché c'è una perdita totale di dignità delle persone. Preferiremmo più che fosse data loro l'opportunità di poter fare dei lavori socialmente utili e farli sentire integrati. A Matera ci sono delle cooperative, ma noi siamo un centro di accoglienza volontario a tutti gli effetti. Non abbiamo fondi, quello che riusciamo a ricevere dalla comunità è quello che poi noi utilizziamo per aiutare i ragazzi. Molti sono nigeriani, diciamo che è del centro-ovest dell'Africa, quindi c'è il Mali, ci sono ragazzi del Mali, ragazzi della Nigeria, credo anche c'è anche qualcuno della Costa d'Avorio, quindi insomma è una zona dell'Africa molto presente a Matera. Mi hanno raccontato una storia di sempre per arrivare qui in Italia, molto cruda e dura. No, niente, mi ha raccontato che comunque lui per arrivare ha pagato molti soldi, perché nel Mali c'è ancora tuttora la guerra, e lui per dare un metodo per sopravvivere anche alla sua famiglia, perché comunque avere un figlio in più, loro sappiamo hanno molti fratelli, quindi avere un figlio in più magari è anche un dispendio economico molto alto. E niente, lui ha deciso di andare a lavorare, quindi l'Italia è quindi la nazione più vicina, e niente, mi ha raccontato il fatto che comunque i pullman, quelli che possono essere i pullman che lo accompagnano comunque dai vari stati africani, erano nelle peggiori condizioni. Ho fatto un anno e sei mesi italiano qua, è a Matera, mi piace a Matera. Mi piace fare football. E poi, dove trovare la mia casa? Io sai bene di là. Sto bene qua, no, non voglio più andare di Matera proprio, perché ho conosciuto una famiglia qua che mi fanno tutto. Non posso dire che non l'avevo prima, ma quello che ho mo mi basta per andare avanti. E ringrazio Dio per quel che mi ha dato, che ci sono altri che cercano di avere questo che non posso avere, ma ho avuto io, e ringrazio Dio per questa cosa. Attività è buona. Loro aiutano a noi a fare qualche cosa, non mangiare, la cosa che bisogna loro fare a noi è gratis. Donc io voglio dire grazie a Don Angelo. Grazie a lui io sono a casa di Don Angelo. Io mi trovo bene di là. Se mi piace giocare a calcio. Ma quando si lavora non si può lasciare il lavoro per giocare a calcio, perché volevo giocare a calcio, ma con il lavoro non si può, perché io lavoro la mattina, è la mattina, altri stanno giocando a calcio, io vado al lavoro che non ho tempo per giocare proprio a calcio, è quello. Non mi piace giocare a calcio e sono felice di essere con tutti qua, e dopo alle 5 me ne vado al lavoro. Secondo me la reazione che hanno i ragazzi è molto positiva, infatti come appena invitati hanno risposto subito e in maniera positiva, si sono messi in gioco,
le partite sono andate benissimo, quindi secondo me il tutto è riuscito alla perfezione. Con i colleghi insieme a giocare, io mi trovo bene. Io vorrei partire appunto dal presupposto che anche noi ci dovremmo, diciamo, sentire al loro posto, quindi vorrei fare questo appello proprio di immedesimarsi nella loro vita, diciamo, come sono arrivati qui a Matera, le loro storie, perché anche quando sono stato con loro all'inizio mi hanno raccontato storie davvero terribili. E quindi niente, non sono assolutamente pericolosi, cioè, sono persone come noi, anzi, diciamo, ancora dimostrano maturità rispetto a noi, perché loro, cioè, sono tutti tra di loro sono tutti amici, cioè si salutano, non c'è mai quell'atteggiamento, diciamo, di, come posso dire, di timidezza. Diciamo, loro hanno questa cultura proprio di essere tutti amici, tutti fratelli. Lo sport per noi non è una attività soltanto performativa, anzi, quello che ci interessa è trovare appunto il valore educativo dello sport. Quindi diventa lo strumento per favorire alcune cose, in questo caso inclusione non solo di soggetti, quindi parliamo di persone migranti, ma anche di ragazzi con disabilità, piuttosto che un disagio socio-economico. Quindi l'idea è proprio questa, utilizzare lo sport come strumento per favorire queste dinamiche. Con WISPL collaboriamo in modo tale da far divertire i ragazzi con lo sport, integrandoli, dando loro anche, insegnando loro anche quindi delle regole, che siano dello sport, che siano della cooperazione, che siano della collaborazione. E con WISP abbiamo varie organizzazioni, l'organizzazione di varie attività. Che WISP fondamentalmente ci chiama perché affinché possiamo dare ai ragazzi anche del divertimento, non solo, e far dimenticare loro anche quello che hanno passato, quindi dar loro non solo un'educazione nuova, perché loro venendo qui è come se rinascessero, ma con WISP diamo loro anche la possibilità di divertirsi, di confrontarsi con altre persone, di conoscere altre persone e di imparare sicuramente. Chiunque volesse fare volontario ha due modalità. La prima è direttamente qui a Matera da noi, presso la nostra sede, che poi è in questo momento adiacente al comitato WISP, può proporsi e quindi partecipare alle attività. La seconda invece in estate, aderire ai campi di estate liberi, che sono questi campi che Libera insieme a noi propone a Scanzano, sono aperti per una settimana, quindi per più settimane tutta la stagione, e abbiniamo attività di volontariato, attività invece di formazione legata appunto ai temi della legalità e per quanto ci riguarda nello specifico i temi legati allo sport. Per me l'integrazione credo che sia il fare in modo che tutti siano sullo stesso livello e non far sentire nessuno fuori, al di fuori di quello che è il luogo in cui si trova, quindi sentirsi parte anche se non si appartiene. Fare volontariato e integrarsi con questi ragazzi è un'esperienza che riempie. Ti insegna che non ci sono barriere di alcun tipo, non ci sono confini se non quelli che possiamo vedere all'interno di una mappa e che siamo esattamente uguali. Siamo tutti bravi, ma c'è uno che deve vincere forse. Siamo tutti bravi. Vince lo sport, vince l'antidiscriminazione. Quanto è importante confrontarsi, accettare sane sfide, mettersi alla prova? E quanto può aiutare in questo senso lo sport?